Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo tornati nuovamente su Shuikoden 5 e possiamo continuare la nostra avventura. Siamo, non dico nella parte finale, ma siamo circa al 70-80% della trama, dato che rimane ormai un bel pezzettone di trama da fare, gli ultimi reclutamenti e poi tutto l'endgame. Quindi ci stiamo avvicinando alla fine di questo magnifico viaggio, ma per il momento Craig finalmente è arrivato con la Cavalleria del Drago. Quindi, Vostra Altezza Reale, la Cavalleria del Drago chiede il vostro perdono per non essere riuscita a compiere il proprio dovere verso Falena. Nonostante ciò, Vostra Altezza Reale è venuto in nostro aiuto in una situazione gravissima. Avete la nostra più sincera gratitudine. Il comandante Laden ha detto che dovevamo ringraziare subito il principe, perciò ci siamo precipitati qui. Rahal è rimasto al castello di Sauronix per occuparsi dei preparativi alla battaglia. Non è stato molto contento. Sir Rahal avrebbe apprezzato la sua assistenza nei preparativi, Sir Rug. No, quella roba tecnica non fa per me. Preferisco essere la vostra guardia del corpo, per l'onore, ovviamente. Non so perché, ma ho seri dubbi su quanto affermate, Sir Rug. Gran parte della Cavalleria del Drago è già partita dal castello di Sauronix, Vostra Altezza Reale. L'intero gruppo di battaglia dovrebbe arrivare qui domani mattina. La Cavalleria del Drago è ai vostri ordini, Altezza Reale. I Godwin e Armes hanno offeso le terre e i fiumi di Falena, pertanto è nostro compito di schiacciarli. Saremo fieri di combattere al fianco, al comando di Vostra Altezza Reale finché la guerra non sarà vinta. E qui abbiamo ufficialmente reclutato sia Lance e sia Craig. Molto bene. Finalmente possiamo dare una bella lezione a Godwin. Erano anni che aspettavo questa occasione. Sir Rug, la vostra tracotanza è fuori luogo. Non scordate che il nemico occupa il castello di Sua Altezza Reale. Oh, ma la Cavalleria del Drago non deve preoccuparsi di scacciarli da lì. Ci penserà Sua Altezza. Come? Il principe? Vostra Altezza, potreste recarvi alle rovine del lago Ceras con Zweig? Non intendo il castello di Alba, ma le rovine della cateratta. Non cessate mai di stupirmi, Vostra Altezza. Sapete esattamente quel che ho in mente, vero? Eh sì, richiudere le cateratte e praticamente sommergere tutto. Lucrezia, posso chiederti una cosa? Certo, Zweig. Si tratta della strategia di difesa che state seguendo. Non mi direi che pensavi sin dall'inizio di attirare il nemico nel nostro castello, vero? Ah, ottima domanda. Lascerò la risposta alla tua immaginazione. Beh, è stata un'ottima mossa. In fondo abbiamo ridotto al minimo le perdite e ora siamo molti più di loro. Umile come al solito. Le acque scorrono dalle rovine del lago Ceras. Scorrono fino ad una vena d'acqua sotterranea. In questo modo possiamo raggiungere le rovine senza essere visti. E questo è fondamentale per l'operazione. Andiamo, principe. Quindi, Zweig è entrato in squadra e ora noi dobbiamo raggiungere esattamente le rovine del lago Ceras. Ok, quindi scendiamo. Andiamo da Lucerina, perché ovviamente dobbiamo preparare il party. Ah, ok, no, mi ha tenuto praticamente gli stessi, no? Allora va bene, possiamo andare così, non c'è problema. Forse il carrello mi ci riportava al lago Ceras. Ah sì, ecco, vedi, rovine del lago Ceras. Ok. Sì, perché non c'era modo a quest'ora di tornare indietro. Non avevamo come spostarci. Allora, incontri casuali non dovremmo incontrarne perché siamo di livello decisamente più alto rispetto alla media dei nemici che incontreremo qui. Anello della Terra, va benissimo. Quindi non credo ci saranno problemi, quindi posso registrare completamente. Allora, non mi ricordo se dovevo... Aspetta, non mi ricordo se da questo lato c'era qualche forziere. Perché da qui si scendeva e si va verso la vena d'acqua. Però no, forse qua non c'era nulla.
Allora, sì, no, sotto non c'era niente, pensavo ci fosse qualcosa, invece no. Però come notate non ci sono incontri casuali, perché giustamente noi abbiamo la runa del re che ci consente di evitare gli incontri casuali con i nemici più scarsi, quindi siamo molto tranquilli. Allora, entriamo. Forza, provate la runa. E ora, surprise. Bene, bene. Il flusso della vena d'acqua sotterranea è ancora bloccato e la cateratta superiore è chiusa. Sarà interessante. Presto, torniamo indietro, non perdiamoci l'inizio dell'operazione. Eh già. Perché adesso la situazione sarà diversa, ovviamente. Diciamo che l'acqua inizierà a confluire nuovamente all'interno del lago Ceras e di conseguenza sommergerà il castello. Questa è un'ottima strategia che tra l'altro si ricollega al fatto che noi abbiamo abbandonato il castello e non l'abbiamo difeso. Vi ricordo che se aveste difeso il castello, Roy sarebbe morto e quindi non ci sarebbe stata l'opportunità di avere tutte e 108 le stelle. E tra l'altro vi ricordo anche che io non sto reclutando un personaggio nello specifico, perché ne recluteremo un altro più raro e anche più difficile tra virgolette da reclutare verso fine gioco. Un personaggio che uno non si aspetterebbe mai di poter reclutare in Suikoden, che però si può reclutare. Allora, a questo punto, subito dopo ora dovrebbe cominciare, se non sbaglio, la battaglia per conquistare il castello. Quindi vabbè, io alla fine ho già fatto tutto, quindi non ho bisogno di fare altro. Quindi possiamo tranquillamente combattere. Ehi, il principe! Siamo qui, principe, come avevamo promesso. Ci scusiamo per avervi fatto aspettare, vostra altezza. La cavalleria del drago è arrivata ed è pronta a scacciare il nemico dalle terre e dai fiumi di Falena. Anche in questo caso abbiamo fatto amicizia con Flail, con Nick, con Yoran, tutti quanti reclutati in un colpo solo, e con Axe. La cavalleria del drago è pronta a cavalcare fino al lago Ceras al comando di vostra altezza reale. Anche i nostri lati di Raftfleet sono pronti. Vostra altezza, è il momento di riconquistare il nostro castello. Dovete solo dare l'ordine. Let's go. Riprendiamoci il castello. Sir Kilderic! Sir Kilderic! Ho capito. Insomma, che c'è? Sta succedendo una cosa tremenda. Il livello dell'acqua del lago si sta innalzando velocemente. Innalzando? Ma che diavolo succede? Eh già. Andiamocene da qua! Tutti ai livelli superiori, presto, prima che sia troppo tardi. Prendete quella barca, chi sa nuotare si mette in salvo. E stai un po' zitto, perché non ti metti tu a nuotare? Ehi, ma che fai? Fermo, fermo! Levatevi di mezzo, fecce di Armes! Oh, ti pentirai di averlo detto! Ecco, iniziano il panico generale. E ora che facciamo? Ora che facciamo? Per prima cosa devi calmarti. Allora, non siamo su una barca che affonda, abbiamo ancora del tempo. I soldati sono impazziti e stanno ancora combattendo tra di loro. Ci massacreremo con i nostri stessi alleati molto prima di affogare. Bah, alleati, come no? E questo che vorrebbe dire? Sir Kilderic! Che c'è adesso? L'esercito dei ribelli, sono qui! I ribelli qui? Impossibile! Panico, contraffensiva incredibile. Eccoli, loro giustamente in acqua si muovono benissimo come sulla terra.
Qui ci sono quelli di Raftfleet. Non c'è via di fuga. Oh, e qui inizia la battaglia campale in questo caso, per la battaglia campale per il nostro, diciamo, per la conquista del nostro castello. Allora, qui abbiamo, vabbè, tre cariche, vanno bene. Qui abbiamo due cariche, qui abbiamo stella e terra. In realtà leverei, esatto, leverei Lorelai. Sì, qua ci starebbe bene un Alzared. Perché non so se c'è qualcuno che possa dare, ecco, supplemento però per stelle, quindi forse sì. Andiamo così. Poi qui va bene, anche se qua in realtà non abbiamo abilità, quindi in realtà direi di no. Mettiamo comunque delle abilità a sto punto. C'è il recupero, se no solo recupero abbiamo, perché giustamente è un ariete quello. E allora mettiamo recupero e altro recupero, così possiamo sfondare il più possibile. Poi qui abbiamo sbarramento per 3 addirittura, e potremmo anche averne di più forse. Esatto, quindi sbarramento per 4. Qui acqua e vento, che non è male. Non è male, perché posso curarmi, cioè posso curare me stesso, quindi va benissimo. Qui invece, oddio, non ho nessuno da poter aggiungere o rimuovere, perché loro giustamente sono la cavalleria del drago. Quindi in teoria io qua dovrei togliere lui e poter mettere carica per averne 4 qua. Ah, e qua non lo posso mettere. Allora, se io qua metto carica e sopravvivenza, qui abbiamo 3 cariche, 2 cariche, ok, ci sta. Qui abbiamo altri rodere. Poi qui cosa abbiamo? Un'altra carica, altre 2 cariche, che sarebbe, mi sa, meglio. No, attacco più 9, aspetta, facciamo così. Allora, attacco più 9 e carica. Non abbiamo recupero. Abbiamo l'arte curativa, carica con difesa, riposa. Ecco, recupero per 2. Ok, così possiamo caricarci. Qui abbiamo un'altra carica, non credo... Sì, ok, altre 2 cariche, va benissimo. Ci siamo. Yes, let's go. Ne prendo il più possibile per evitare perdite, no? E giocare più facilmente. Eccoci qua, campagna di riconquista. Siamo 1200 contro 1500, quindi siamo molto equilibrati in questo caso. Dannazione, quell'incompetente. C'è anche la cavalleria del drago. Dolph, maledetto, che tu possa marcire all'inferno. Hai rovinato tutto, dannazione, dannazione, dannazione. Riunite tutte le truppe, subito. E questo è il problema, signore. Molti soldati sono fuggiti dall'inondazione senza armi e armatura. Sono praticamente inutili. Codardi. Finché hanno i loro corpi non sono inutili. Metteteli in prima linea, li useremo come scudi umani. Sì, sì, signore, se posso permettermi... C'è qualcosa che non va? Vuoi fare anche tu da scudo umano? Eh? No, farò eseguire subito i vostri ordini, signore. La cavalleria del drago non dovrebbe essere qui. Gidan, aggiornami sullo stato delle truppe. Sono spiacente di informarvi che i nostri soldati ci hanno abbandonato, comandante Sparna. E il morale delle truppe a nostra disposizione è bassissimo. Maledetti codardi. Se le cose si mettono male, ritiratevi. Non ha senso farsi uccidere. È andata anche meglio di quanto avevo pensato. Sembra che il nemico sia nel caos più totale. Una piccola dimostrazione di forza dovrebbe bastare a scacciarli dal castello, ma non inseguiteli troppo. Esatto, dobbiamo praticamente dimezzare le truppe. Quindi direi che con qualche carica, qualche roba, non è così difficile. Allora, siamo noi questa volta che dobbiamo andare ad attaccare, quindi dobbiamo andare noi. Allora, qui abbiamo le nostre truppe di terra. Allora, loro sono in mare e quindi possono andare anche per acqua. Esatto, quindi li iniziamo già a spedire da quel lato.
Noi qui siamo con le lance e siamo più deboli. Ecco, qui siamo forti, ma diciamo che è un bel rischio. Poi noi qua andiamo con le rune e siamo a cavallo, esatto, e li buttiamo giù. E qui abbiamo invece i fanti, che comunque sia, vabbè, possiamo combattere direttamente contro Kilderic. Poi qui abbiamo, esatto, qui siamo più forti, quindi andiamo. Qui sempre runa arco e siamo più forti, e quindi andiamo. Qui abbiamo l'ariete e siamo più forti, e quindi andiamo. E qui abbiamo una nave normale, che però la portiamo qui e sti cazzi. E qui invece la cavalleria del drago. La cavalleria del drago può andare ovunque, ed è praticamente forte contro tutti. Cioè, incredibile la cavalleria del drago. OP da fare schifo. Ok, si muovono tutti. Let's go. Qui abbiamo tra l'altro sbarramento che possiamo subito sfruttare. Vedete i cavalli, cioè la cavalleria del drago può andare anche in acqua. Quindi OP da un sacco di punti di vista. Oh, via, cominciamo. Sbarramento. Well done. Qui abbiamo recupero, quindi possiamo caricare come se non ci fosse un domani. Go! Sì, sfasciamo tutto. Bam. Don't let them get away! Qui andiamo di carica. E con Boz torniamo indietro. Don't let them get away! Ok, loro erano mille qualcosa. Don't let them get away. Qui non possono utilizzare loro carica, perché la carica la utilizzano solo come cavalli. Cioè quando sono sulla terraferma praticamente. Don't let them get away. Qui possiamo usare rodere, così non muore nessuno. E la nave la buttiamo giù. Rodere purtroppo si può utilizzare solo sulle navi. Quindi diciamo che il problema fondamentalmente è quello. Don't let him get away. Guardate che fighe le animazioni. Buttati giù anche loro. E ora qui possiamo andare da questo lato. Qui utilizziamo la runa stella. No! Non li devo far avvicinare troppo. Cioè, posso non farli avvicinare troppo. Mettiamola così. Esatto. Bah, la situazione peggiora sempre più. Al diavolo Kilderic, al diavolo Godwin, al diavolo Falena. Non erano questi gli accordi. Andiamocene. Sì, comandante Sparna. Dannata feccia di Armes. Lo sapevo che non dovevo fidarmi di una donna. Presto, ritirata, subito. Ok, easy. Peccato, avrei potuto curare gli altri nel frattempo, perché infatti abbiamo perso 60 unità che potevo non perdere in realtà. Però vabbè, meglio, va bene così, ci sta alla fine. E abbiamo ripreso il castello. Casa, dolce casa. That's fine with me. At least
the flood has already washed away their filth, if you know what I mean. You got a point there. Prince, we are finally back home. Esatto. Siamo finalmente tornati a casa. Che tra l'altro è rimasto identico per come era prima. E questo per i Godwin è un bruttissimo colpo, anche perché hanno perso praticamente le forze di Armes adesso. Grazie, ci voleva proprio. Tornerò senz'altro. Grazie, il piacere è tutto mio. Vedi, invece quelli là, East Rise, si sono fatti i cazzi loro. Si sono fatti una vacanzina. E boh, easy. Strano, vero? E me lo dici tu? Perché ti sei mostrato tanto amichevole con quella gentaglia del sud? Il principe combatte contro Armes e noi li aiutiamo? Non mi sembra giusto. Forse hai ragione. Ma non danno fastidio e poi apprezzano davvero il nostro cibo, oltre a darci delle belle mance. Beh, forse è così. Però mi domando cosa ci facciano qua. Boh. Esatto. Kilderic infatti si diceva, non devo fidarmi di una donna, perché si riferiva a lei. Comandante Valia! Il corpo montano del sud di Armes non è riuscito a catturare il quartier generale dell'esercito ribelle. Lo so. E allora perché non fate niente? Il vostro corpo dei marini occidentale deve andare in prima linea. Comandante. Ah, ti stavo aspettando, sciarmista. Com'è andata? Allora, ecco cosa ho scoperto. Capisco. Ben fatto, sciarmista. E allora credo che dovremmo tornare a casa. Cosa? Informa i nostri soldati. Sì, comandante. Aspetta un attimo, voglio sapere cosa diavolo sta succedendo. Io e i miei soldati pensiamo che la nostra vacanza sia durata abbastanza. È stata una bella vacanza. Vacanza? Oh, sciarmista, di alle truppe di non comprare troppi souvenir da portare a casa. I prezzi aumentano quando non ci sono molte scorte e non sarebbe giusto per la brava gente di East Rise. Siete davvero eccezionale, comandante. Siete così comprensivo. Farò come avete ordinato. Ma che diavolo pensi di fare? Vuoi venir meno all'accordo che hai fatto con il comandante Giselle? Oh già, l'accordo. A quanto pare Giselle è molto impegnato a studiare la runa del sole. È questo che avrebbe a che fare con l'accordo. Credo che abbia molto a che fare, ma non fa niente. Avrai un bel po' di guai se torni al palazzo del sole a mani vuote, quindi ecco una cosetta per te. Sembra che la flotta della Federazione degli Stati Insulari si stia dirigendo a East Rise proprio in questo momento. Gli Stati Insulari? Vorrei poter dire che Armes è in ottimi rapporti con gli Stati Insulari, ma non è così. Pertanto il Corpo dei Marini Occidentali ha ricevuto l'ordine di sorvegliarli. Senza rancore, ok? Cioè, proprio ribaltamento della situazione in un giro pazzesco. E come notate, il castello è diventato ancora più grande. Evoluzione di terzo livello del castello. Ci sono sbloccate altre zone. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, per l'appunto, altri personaggi dovranno occupare quelle zone. Ma a questo ci arriviamo tra poco. Cos'è successo? Il corpo di marino occidentale si è ritirato? East Rise è libera. Non sei contento, Boz? Certo che sì, solo che c'è qualcosa che non mi convince. Insomma, non c'è stata nemmeno una battaglia. Beh, la flotta degli Stati Insulari si sta avvicinando a East Rise. Come hai detto? Probabilmente è un bluff. Dubito seriamente che vogliono iniziare una guerra contro Armes. Però il corpo dei marini occidentali non può andarsene senza dare una risposta di qualche tipo. Fammi indovinare, anche questo faceva parte del tuo piano? Sì, beh, dopo l'incoronazione della principessa ho inviato un altro messaggero all'ammiraglio Hagan. Gli ho solo fatto sapere che Godwin aveva un'intenzione di allearsi con Armes. Il principe deve aver fatto davvero una bella impressione all'ammiraglio Hagan. Ha fatto così tanto per noi. Rimango allibito dal vostro acume, Lady Verses. Sono contento che sia dalla nostra parte.
Sono sorpreso che il consiglio marittimo di Obel abbia approvato. Una mossa sbagliata potrebbe scatenare una guerra. No, è tutta opera di mio padre. Dubito che il consiglio marittimo di Obel ne sappia qualcosa. Se lo dovessero scoprire, mio padre direbbe che c'erano dei pirati in agguato. Già, è il tipo che farebbe una cosa del genere. Oh, Bernadette, vorrei baciare te e tuo padre. Come potremmo mai ringraziarvi? Ah, smettila. Sono qui in veste di amica, non come ufficiale degli Stati Insulari. Almeno, il fronte orientale non dovrebbe essere più un problema. Ora potete colpire a ovest e a sud. Colpire è la mia specialità. Principe, il corpo montano del sud di Armes è ancora dalle parti di Sabol. L'esercito di Kildrick si è ritirato all'Elkar e sembra che vogliano difendere Dorat a tutti i costi. Attacchiamoli entrambi per riconquistare Dorat e Sebol. Adesso siamo in netto vantaggio. Scommetto che i loro soldati se la stanno facendo sotto. Per quel che riguarda chi attaccare per primo, o il corpo montano del sud o l'esercito di Kildrick. Beh, io dico di prendere due piccioni con una fava. Pensavo la stessa cosa. Possiamo tranquillamente attaccarli allo stesso tempo. Però altezza, potete condurre solo uno degli attacchi, dato che non potete essere in due posti contemporaneamente. Chi desiderate attaccare, vostra altezza? Beh, io assolutamente voglio attaccare Kildrick. Molto bene. L'esercito di Kildrick si è unito all'unità del generale Novum e alla flotta del generale Luger. Potrebbero difendersi strenuamente, quindi vorrei che la cavalleria del drago vada con sua altezza. Sarà fatto come desiderati, Lady Mercer. Ammiraglio Raja, vorrei che vi occupaste della flotta di Luger. Non c'è problema. Boz, Din, voi due attaccherete il corpo montano del sud di Armes. Din, dato che Sebol è la tua città, ti andrebbe di guidare l'attacco? Io ti guarderò le spalle e ti darò tutto l'appoggio necessario. Sono in debito con voi per il vostro altruismo, Lord Wilde. Bene, andiamo in battaglia, vostra altezza? Sì, andiamo! Abbiamo lasciato che ci umiliassero, ma ora basta. Forza, diamo loro una bella lezione. Finalmente avremo la nostra vendetta. E sì, ragazzi, qua è tutta praticamente battaglie strategiche. Io adoro questa fase del gioco. Allora, sistemiamo le truppe. Qui andiamo giù di supplemento per avere due stelle che sono ottime. Qui abbiamo tre sbarramenti che non sono male, ma perché averne tre? Quanto possiamo averne? Ah, vero, c'è anche il recupero qua che possiamo avere. Sì, e allora va bene così. Qui abbiamo tre recupero, mi sembra un po' esagerato. Sì, mi sembra decisamente esagerato. Io direi di andare con... ma il problema è che giustamente essendo truppe di terra io lui la devo togliere. Necessariamente lo devo togliere. Devo mettere... ecco, vedi, devo mettere esattamente qualcuno del genere. Allora, Ariete lì ci sta. È che però così sono tutti archi e non mi piace. Dovrei mettere un'unità di fanteria. Lei sarebbe un Ariete. Lui però è buono perché ha recupero. Ecco, se no potrei mettere i castori. Potrei mettere i castori, ma i castori forse sono già in un'altra unità? No, qui non ci sono i castori. Ah sì, i castori già sono qua. Ok, allora qui i castori già ci hanno rodere. Qui abbiamo Fanti che già c'è. Fanti. Allora. Agguato. Allora, carica più 2. Abbiamo soltanto. Vabbè, abbiamo Richard. E poi qui io metterei. Sopravvivenza, carica. Recupero non ce l'ho con nessuno. Ah, recupero. Boh, perfetto. Cioè, voglio che comunque tutti quanti possano. In un modo o nell'altro possano curarsi. Ok, perché almeno abbiamo quella possibilità. Allora, carica. Para para pa, pa, pa. Non abbiamo. Uffa, recupero qui non ne abbiamo. Abbiamo arti curative che potrebbe essere interessante. Se no metto altre due cariche, ne tengo 5 e praticamente non abbiamo bisogno di curarci. Qui sono tutti pronti. Qui abbiamo questo, va bene. Qui ok, altra unità navale, ecco. Sì, mi serve un'unità di fanti.
Perché tutte navi, sinceramente. Oddio, avrei castori in realtà, quindi. Sì, non ho bisogno. Non ho bisogno di. Ho i castori che mi fanno da. Ho i castori. Ho decisamente i castori. Qui invece a Riete abbiamo recupero di Kyle, che va benissimo. Pa, pa, pa. Para, para, pa, pa, pa. E altro recupero, va benissimo. Qui vento e acqua, che secondo me ci stanno tantissimo. Ok, direi che ci sta. Abbiamo cavalieri, i castori che li mandiamo in acqua. Oddio, potrei portare un'altra unità a cavallo, forse, perché abbiamo comunque due fanti. Il cavallo ce l'abbiamo, gli archi ce li abbiamo. Sì, facciamo così. Esatto, portiamoci un'altra unità a cavallo. Vediamo chi c'è buono, magari con delle stats. Vedete che ci sono anche i PS che dovete considerare. Vabbè, qua tutti 100 sono, quindi abbiamo ben poco da considerare. Solo Egbert. Poi mettiamo altre due cariche. Oh, e altre due cariche. Easy. Anche se loro hanno tutti attacchi, difesa, non sarebbe male. Aspetta. Almeno abbiamo anche la difesa in più. Va bene, ci siamo. Let's go. Let's go. Ecco, loro sono 3300. Battaglia di inseguimento di Kilderic. Noi siamo praticamente alla metà. Maledetti ribelli, non ho abbastanza dei loro trucchetti. Utilizzare degli inutili cittadini contro di noi. Non cadremo di nuovo in questa trappola. Abbiamo dimostrato alla gente di questa città cosa succede a chi aiuta il nemico. Meglio che sto zitto. Quel pazzo maledetto. Dobbiamo salvare i cittadini di Dorat prima che sia troppo tardi. Attirate il nemico lontano dalla città per ridurre al minimo i pericoli per gli abitanti. Ammiraglio Raja, vorrei che vi occupaste della flotta di Luger. Ci penso io. Baham, finalmente sei mio. Ok, porta giù a Dorat. E qua invece se la da hacco io veniamo distrutti. Quindi è una battaglia molto seria. E anche molto difficile in realtà. Però possiamo comunque gestirla. Allora, iniziamo a vedere le loro unità. Sbarramento, ariete, nave fante, sbarramento, acqua. Madonna, 400 addirittura. Animali proprio. Ok, allora io direi che i castori iniziamo a portarli da questo lato. Quindi facciamogli fare tutto il tragitto. Poi George. Allora, loro come sono combinati? Hanno archi, fanti, archi e cavalli. Ok, quindi George lo portiamo qui. Poi cavalli li portiamo qui. Le rune le portiamo qui. E noi con la runa d'alba lo portiamo qui. Poi loro in realtà potrei utilizzarli da terra piuttosto che da mare. Forse mi converrebbe un po' di più. Anche se in realtà non so quanto. Perché loro comunque qui sono forte. Sono forte contro tutti praticamente. Quindi ok, no, li utilizziamo in mare. Allora iniziamo ad avanzare di qui. Tu ariete di qui. Tu di qui. Tu di qui. E tu di qui. Così vediamo se si iniziano a muovere anche loro. Se si iniziano a muovere anche loro li intercettiamo. Altrimenti no. Cioè ci stiamo fermi e cerchiamo di avanzare piano piano per attirarli verso di noi. Ecco qua. Ok, si stanno muovendo i due archi. Perfetto. E allora Dean va dietro. Perché è più debole con gli archi. Loro hanno fuoco e sbarramento. Ok, allora noi qua ci avviciniamo. E qui ci avviciniamo pure. Charge! Allora, battaglia normale.
Ah, loro hanno utilizzato fuoco, ok. Ok, quindi loro qui hanno vantaggio. Vabbè, ci sta. Alla fine noi non abbiamo utilizzato la carica, quindi... Ok, va bene. Vediamo se loro utilizzano lo sbarramento. Sì. Ah, contro di loro. Non immaginavo. Non pensavo contro le rune. Però va bene. Però va bene, lo accetto. Allora, qui non abbiamo nulla. Bene, stelle, così colpisco già entrambi. Allora, gestiamo le truppe un po' e un po'. Allora, loro le hanno già utilizzate le loro tecniche, quindi possiamo tranquillamente aspettarli. Qui abbiamo i castori che adesso li portiamo qua. Le truppe navali non si stanno muovendo, quindi ok. Ok, attaccano la mia unità. Possiamo andare tranquillamente. Ok. Ora combattiamo il più possibile. Ok. Ora facciamole ritornare. Perché poi quando stanno per morire utilizzo la runa alba e così posso curare praticamente tutti. Tanto loro non possono più utilizzare altre tecniche, non possono fare praticamente nulla. Quindi non ho problemi da questo punto di vista. Le cariche ce le conserviamo. Ok. Utilizziamo ora la luna dell'alba. E qui tra l'altro è OP da fare schifo, però poi nel gioco ha soltanto un attacco decente. Ok, una unità è andata fuori. Ok, abbiamo praticamente recuperato tutti. Ora a questo punto no, forse meglio di no. Allora, qui andiamo indietro. Aspetta, voi siete a 100? E allora no, va indietro. Continua ad attaccare lui, visto che ha 99, così poi lo recuperiamo con recupero. Cioè utilizziamo anche recupero e poi non lo facciamo muovere più praticamente. Ok, nel frattempo iniziamo a muoverci con questi. Uguale, debole, forte, forte, forte. Allora, l'ariete iniziamo a portarlo giù. I castori, forte, forte, forte contro tutti ovviamente, ok. Quindi portiamo giù anche i castori e la cavalleria la portiamo giù pure. Ok, la nave qui è forte, va bene, quindi iniziamo giù, giù e giù. Iniziamo a farli muovere anche le navi. Ecco, si stanno iniziando a muovere. Tra l'altro sono quelle dei capitani. Ok, unità distrutta. Benissimo, e ora qui possiamo utilizzare recupero. Yes, e siamo nuovamente puliti. Ora, qui abbiamo lance e cavalli. Perfetto, lance e cavalli. Quindi, possiamo partire con la cavalleria.
con George e con la runa, e li facciamo avanzare anche a loro. Qui andiamo così, qui è uguale uguale, quindi ci spostiamo, qui ci spostiamo, i castori iniziamo a farli andare giù. Don't let them get away. Madonna mia, li hanno dimezzati. Porco Giuda. Loro non usano sbarramento. Charge! Noi siamo ancora a 73. Ok, un altro colpetto. Ecco, sbarramento. Già. Fire! Dobbiamo utilizzare ora la runa acqua qui, eh. Sì, sono già 59, quindi sì, ci sta. La runa acqua ci sta. Altro sbarramento, vabbè, lì abbiamo recupero, quindi non mi interessa. Va bene, tranquillo. Allora, runa acqua. Olè. Allora, la cavalleria. Andiamo da qua. E qui andiamo di qua. E qui adesso possiamo andare. No, qui sbarramento per ora non mi interessa. Rodere. Qui ora dobbiamo sfruttare il potenziale. Ok, quella la runa acqua penso che la utilizzerà comunque adesso. Get them! Carica. Buono, un 80 non è male in realtà. Allora, però si stanno avvicinando anche i cavalli, quindi noi torniamo indietro adesso. Go! Rodere. Ma là si stanno avvicinando, attenzione, devo fare attenzione. Perché non credevo si accentrassero in questo modo. Allora, sbarramento. Andiamo di qua. Bene, bene, bene. A questo punto noi andiamo di qua. Così lo allontaniamo. E va verso l'ariete. Bravo. Go! Abbiamo ancora un rodere qua, giusto? E allora rodere. Non so se gliela sciocchiamo. No, di pochissimo però. Vabbè. Qui abbiamo 5 sbarramenti, quindi uno lo possiamo utilizzare qua. Più che altro perché non voglio fargli utilizzare la runa acqua. Cioè, se si cura con la runa acqua, perdiamo tutto quello che abbiamo fatto finora. Esatto. Allora, altro sbarramento qui. Shoot, shoot! Allora, i castori sì, sono forti contro tutti, però non hanno più modo di potersi curare, quindi li facciamo spostare di qua. Don't let them get away! Voglio perdere il meno truppe possibile, se ci riusciamo.
Ok, qui andiamo all'inseguimento. No, però i castori fermi, che qui è un casino. State sull'isolotto. Allora, qui stanno arrivando. Plunge forward! Attenzione che qua si avvicinano. Altro sbarramento. Shoot! Shoot! Cerchiamo di perdere meno truppe possibili. Ok, qui abbiamo 5 cariche, quindi sfruttiamole. Bene. Ok, non inseguiamoli. Put on the route. Ok, qui il primo va giù. Il primo dei generali. Facciamo un recuperino tattico. Allora, qui debole, qui forte, qui uguale. Allora, i castori a sto punto buttiamoli di qua. Fire! Tanto il recupero di Goesh nel caso, quindi mi faccio recuperare con lui. Qui abbiamo altri due recuperi. E allora uno lo utilizziamo subito, così siamo di nuovo full. Questo giustamente attacca me perché sono più debole. Io da qua me ne vado indietro. Put him around. Carica. I castori, guarda che figata. Ok, qua seguiamoli. Don't let them get away! Oh, butta da giù. Buonissimo. Ok, qua possiamo andare tutti e due. Abbiamo acqua e vento. Get them! Vabbè, qui niente, qui dobbiamo sprecarla una. Perché ora faccio un colpo di stelle, siamo figli delle stelle. Cos'è, sbarramento? Ok. Vabbè, ci sta. Meglio così si avvicinano a Goesh che li cura. Esatto. Tu fai un colpo di figli delle stelle. Now! Para para pa pa pam. Well done. Ora tu, Zerase, torna dietro. E voi mettetevi qua. Tu con George inizia a mettere pressione e noi qui iniziamo ad avanzare. Ok, lo facciamo così. George! Carica. Allora sì, qua facciamo battaglia normale.
Dopo mi recupero con vento. Allora, sbarramento. Shoot! Shoot! Così li facciamo andare indietro. Don't let him get away! Carica. E qua lo sciottiamo. Well done. Ok, ora i castori a me conviene mandarli qua. Put 'em to rout. Carica. 90, sono tanti, Ok, 30, va bene. Allora, voi non avete più cariche, quindi tornate indietro. Go! Con lui ne ho ancora una. Allora, qua fermiamoci un secondo. Abbiamo ancora un recupero. Quindi qua possiamo dare manforte ai castori, in realtà. Ah, lui aveva ancora la runacqua, tra l'altro. Quindi... boh, vai, combattiamo. Carica. Così loro muoiono pure. Yes. Boh, allora, cariche non ne avete più. Voi neanche. Charge! Bravo. Ok, 60, ora li curiamo. Con la runa dell'acqua? Ah sì. Perfetto. E siamo nuovamente a 100. Qui avanziamo. Qui avanziamo. Perché così li facciamo recuperare i castori, no? Sì, sto cercando di eliminare più truppe possibili avversarie per ottenere più oggetti. Don't let them get away! I castori sono tremendamente OP. Allora, basta inseguirli. Mettiamoci qua. Questo hanno ancora un recupero, quindi va benissimo qua. Ok, quelli ora mi vengono a cercare. Questi quanti sono? 53. Ok, vediamo chi vogliono venire a colpire. Ok, chiunque venite a colpire. Esatto, giustamente se ne vanno da quelli più deboli, giusto. Vento. Perché col vento mi curo. Non solo faccio danno, ma mi curo. Quindi per me va bene così. Ok, hanno solo 10. Well done. Ok, qua dovremmo buttarli giù definitivamente. Yes. Questi a quanti sono? 10 PS. Ok, voi cosa avete? Recupero 1. Allora, recupero. Ottimo. Ok, a questo punto andiamo qua. Sprechiamo l'ultimo vento. E siamo tranquilli.
E a mare praticamente non abbiamo perso truppe. E neanche a terra, perché siamo sempre 1250. Quindi siamo perfettamente... siamo perfetti. Ok, abbiamo letteralmente distrutto tutti. Quindi George e il principe, che possono andare a combattere dentro Dorat. E anche tu, perché hai ancora una runa. Quindi let's go. Voi non avete più cariche, quindi va bene così. Ok, l'esercito bello sta attaccando. Dannazione, dannazione. Bram, Dilber, maledetti idioti. Fortificate la porta della città, non fate entrare quei dannati ribelli, uccideteli tutti! Signore, i civili hanno sopraffatto la nostra guarnigione alla porta, c'è uno scontro in corso! Cosa? Dannati cavalieri della regina, che sia un maledetto Godwin, nessuno ci dice cosa possiamo o non possiamo fare! Oh, principe, quelle bestie hanno ucciso mio figlio, vendicate la sua morte, vi prego! Aprite la porta, fate entrare il principe! Non possiamo trattenere i civili, la porta cederà! Ah, maledetti, maledizione a voi, che tutte le truppe tornino al castello, subito! Le difese della porta si sono indebolite. Ora, vostra altezza, attaccate la porta! Ok. Quindi nel momento in cui raggiungo il portone, vinco. E tra l'altro, prima battaglia perfetta, quindi senza perdite sul campo. GG. Andata benissimo. Andata decisamente benissimo. Lo giuro, morte, morte per tutti loro. Sì signore, se l'esercito ribelle riesce a entrare, date fuoco alla città. Ma ucciderò tutti i ribelli e quegli inutili civili. Vabbè, impazzito totale. Ora basta, sciocco incompetente. Come osi? Abbiamo perso la fiducia della gente a causa delle tue viliazioni. Non c'è da sorprendersi se ora siamo con le spalle al muro, non lo capisci? Mi deludi, Baram. Stai dicendo che io ho torto e che l'esercito ribelle ha ragione? No, aspetta un attimo, non volevo dire che... Ora che ci penso, in passato tu eri agli ordini di quella vecchia megera, Raja, vero? Ma certo, ora capisco. Il nostro capo delle forze navali è segretamente in combutta con l'esercito ribelle. Cosa? Ecco perché perdiamo tutte queste battaglie, c'è un traditore tra di noi. Come osi chiamarmi traditore? Kilderic, smetti immediatamente di dire certe sciocchezze. Se sono delle sciocchezze, perché il traditore non prova la sua innocenza? Bene, se serve lo farò. Baram? No, va tutto bene. Dilber, pensaci tu qua. Ma... Il principe! Si è arrivato il principe! Siamo salvi! Il principe! Il principe! La battaglia non è ancora finita. Dite alla gente di aspettare in casa finché la situazione non sarà del tutto tranquilla. Subito, mia signora. Il grosso delle forze di Kilderic si è ritirato nel castello? Useranno la banchina sul retro per scappare, di nuovo. Vi serve una mano, principe? Forza, andiamo. Scegliete chi dovrà accompagnarvi, vostra altezza. Ok, qui ovviamente dobbiamo avere... ecco, Rug e Lance saranno necessariamente nel party. Però qui possiamo mettere al solito il nostro amico Alzared. La nostra amica Zerase. E potrei mettere Bernadette anche, che lei ha le magie di cura, che non sarebbe male, ma... preferisco... a questo punto Miakis, che comunque ha sia le rune per curare, ma può anche fare la combinazione insieme. Qui mettiamo Babbage, al solito Egbert per forza. Oddio, non so se ci potevo mettere qualcun altro. No, va bene così. Sì. Siete soddisfatto delle scelte fatte, vostra altezza? Sì, mia cara. Molto bene, vostra altezza. Il nemico è con le spalle al muro, quindi è pronto a tutto. Agite con estrema cautela.
Ok, però tutto ciò noi ovviamente lo vedremo la prossima volta. Quindi grazie per essere stati con me e alla prossima.